Brucia troia, come io brucio per te. Il mio grazie più sentito va in particolare alla nostra dirigente, alla professoressa Gabriella Margiotta, che ha sempre creduto nel teatro come mezzo di espressione della vitalità e della creatività dei nostri ragazzi. E a lei ancora il mio personale ringraziamento, perché quest'anno, dandomi la possibilità di essere docente referente, mi ha fatto vivere veramente un'esperienza unica, pertanto la ringrazio. Questa sera non è qui con noi purtroppo, perché ha avuto un imprevisto, pertanto è stata trattenuta a Lecce, quindi non è stato possibile, non sarà qui a presenziare. Però vedo qui davanti presenti il senatore Giorgio De Giuseppe e il sindaco di Maglie, il dottor Ernesto Toma, se vogliono raggiungermi per un saluto, come credono? Buonasera, saremo veramente molto rapidi perché l'interesse di tutti i magliesi questa sera è verso il teatro. Solo per portare il saluto da parte della città di Maglie e un ringraziamento a Rosaria Ricchiuto, alla preside, come ben dicevi, ma a tutti voi e ai ragazzi che hanno fatto questo laboratorio. Anche l'argomento si presta naturalmente a questa splendida cornice del Liceo Capece, che noi magliesi siamo molto legati, ma penso sia riferimento anche per l'intera provincia. E il tema desta ancora più interesse, anche perché possiamo anche vedere qualche nesso con l'attualità, no? Parliamo sicuramente di una tragedia, delle troiane, però oggi si vive ancora sia il problema delle donne, magari non nei confronti dei greci ma di altri aguzzini, e sia il problema dei migranti, dell'immigrazione, e quindi sono tutti temi d'attualità che io ritengo che i nostri giovani sapranno ben interpretare con l'ausilio e la professionalità di Rosaria Ricchiuto e di tutti voi. Grazie e buon divertimento. Beh, anch'io vi rivolgo un saluto, ma desidero soprattutto dire che entrando in questo liceo che ci appartiene come casa, perché qui ci siamo formati, qui abbiamo sognato, qui abbiamo sperato, qui abbiamo detto che dovevamo fare qualcosa nella vita, entrando in questo liceo c'è un senso di gratitudine per coloro i quali oggi operano qui, ed operano con non grande intelligenza, perché una manifestazione come quella che stasera si sta realizzando dice come si insegna. Non si insegna soltanto facendo balenare alla mente del ragazzo e della ragazza la successione di avvenimenti, trasferendo notizie, ma si insegna facendo vivere in concreto le grandi opere che sono a fondamento della civiltà occidentale. E questa che stasera vedremo, il sindaco lo ha detto, è una tragedia di Euripide che ha ancora oggi, trascorsi millenni, la sua validità. La violenza, l'odio, la discriminazione sono purtroppo dei momenti, degli atteggiamenti che l'uomo non è riuscito, malgrado le tante drammatiche conseguenze che questi atteggiamenti hanno prodotto, l'uomo non è riuscito ancora a superare. Viverle come le vivremo questa sera significa anche far nascere in tutti noi un impegno, l'impegno alla ricerca di comportamenti che siano fatti di rispetto nei confronti degli altri, e questa è la grande prova alla quale anche la nostra generazione è sottoposta. Grazie. Ringraziamo naturalmente. Saluto ancora, grazie.
Ringraziamo ancora quindi il senatore De Giuseppe e il dottor Ernesto Toma. Intanto chiamerei sul palco anche Don Luca, non può mancare per un saluto e quindi lo aspetto. Non voglio aggiungere granché, soltanto un ringraziamento particolare alla professoressa Benedetta Macchitelli, che in maniera indefessa ha seguito gli studenti da vicino, sacrificando anche la famiglia. Qui abbiamo le due piccoline qui davanti, E insieme con lei la regista Rosaria Ricchiuto, che ha dato il massimo di se stessa. E come dicevano poc'anzi il sindaco di Maglie, Ernesto Toma, e il senatore De Giuseppe, si tratta di dare voce alle donne e dobbiamo riscoprire l'importanza anche della femminilità. Vedete quanto è stato rappresentato, risale al 415 avanti Cristo, e quindi noi stiamo rievocando e attualizzando quanto altri in diverso modo hanno espresso nel corso dei secoli e della storia. Allora, questa sera ci mettiamo veramente in atteggiamento di ascolto, cercando di carpire la creatività dei nostri ragazzi, che hanno cercato di fare proprio il messaggio delle troiane di Euripide. E non da ultimo ringrazio tutti i presenti e in particolar modo le famiglie e le famiglie dei nostri ragazzi, oltre che i docenti e anche gli ex docenti, vedo qualche volto qui alla mia destra, che hanno lavorato e hanno lavorato sodo. E allora li ringrazio uno per uno personalmente e sono loro grato. Grazie Don Luca. Ti rubo ancora altri due minuti e un ringraziamento speciale ai ragazzi, lo faccio io adesso, ai miei ragazzi, che con il loro impegno e il loro enorme entusiasmo hanno lavorato veramente in modo maturo e responsabile, lo posso dire, perché li ho seguiti passo passo e nonostante le interrogazioni, nonostante i compiti, sono riusciti a conciliare tutto. E poi naturalmente un grazie, ma speciale va a lei, all'artefice di tutto questo, all'attrice, regista, e posso chiamarla ormai amica, Rosaria Ricchiuto, è veramente stata straordinaria, con la quale è nata subito una complicità, un'empatia, da subito ricordo, dalla prima telefonata, e poi abbiamo continuato a lavorare in modo veramente costante, continuo e con entusiasmo. E lei questa sera metterà in scena insieme ai nostri ragazzi una delle tragedie più complesse e toccanti del mondo greco, come già hanno anticipato i nostri ospiti. La tragedia infatti cui assisteremo è un dramma intenso che si snoda intorno al senso di morte e di lutto che incombe su Troia in fiamme. Ecuba, un tempo regina della città, sta per diventare schiava dei greci insieme a tutte le donne troiane. Il piccolo Astianatte invece verrà gettato dalla rupe perché la stirpe di Priamo non possa risorgere, a far da coro le strazianti voci delle donne troiane che innalzano un ultimo canto di dolore sulle rovine di una città ormai distrutta. Gli studenti del liceo Capece di Maglie questa sera, con la regia di Rosaria Ricchiuto, portano in scena la tragedia di Euripide, il tragediografo più amato e senz'altro più moderno. Chi ha senno deve rifuggire la guerra, dirà Cassandra, la sacerdotessa di Apollo. La guerra è un punto focale, sconvolge la vita di uomini e di donne di tutti i tempi e richiama alla mente il triste destino degli immigrati di oggi, che scappano dalla propria terra natia per trovare rifugio politico, ma che molto spesso trovano la morte. Il piccolo Astianatte è l'emblema delle vittime innocenti di ieri e di oggi e riporta alla mente l'immagine del piccolo bimbo siriano Aylan Kurdi, trovato morto sulla spiaggia turca, a testimonianza di un orrore che sembra non avere fine. Buona visione.
ode visioni e commozioni dal cielo e dal mare. Ode visioni e commozioni dal cielo e dal mare. O voi che avete i morti sepolti sotto l'erba verde e che in piedi, in mezzo ai fiori, potete dire qui, qui giace il mio caro, voi non sapete che desolazione, che vuoto amare in quelle lapidi orlate di nero che non ricoprono cenere. Io ero uno di quell'equipaggio e le mie grida si levarono con quelle degli altri e il mio giuramento si confuse con loro. L'odio inestinguibile si fece anche il mio. Ascoltatemi, non fiatate!
zitti. Arriverà il giorno in cui vi accorgerete di quanto sia grande ed immenso il delitto che state compiendo già da secoli. Allora verrete da me. Madre mia, conforto, solitudine. Salvezza, prendi. E cercherete la morte. Ma io vi accoglierò. Vi accoglierò come una madre. Salvezza, prendimi nella. Accoglierò il vostro pianto. Questa è la ballata. Il vostro dolore. Che lapide non abbia. Che purificherà finalmente le polvere ritorni le mie acque dei fuochi sacri, dei fuochi alati, della Santissima, dei naufragati. Sbagliano a pensare che sia giusto come comportarsi come farebbe un Dio. Sono uomini. Errore è volare troppo in alto, così come bramare anzitempo la tomba. Dalla sventura che è loro destinata non c'è scampo per i mortali. Saggezza è accettare di essere umani e sopportare ciò che la sorte ci manda. Solo questo può donarci istanti di felicità. Ecco, il mese di Poseidone comincia. Si gonfiano d'acqua le nubi e le cupose tempeste rombano. Poseidone,
ho lasciato le profondità dell'Egeo Salmastro, dove cori di Nereidi intrecciano in cerchio bellissime danze. Dal giorno in cui insieme a Febo eressi a fil di squadra una cinta di solide mura intorno a Troia, non smisi mai di amare la città dei Frigi. Ora essa è cenere, l'hanno distrutta e saccheggiata le armate argive. E Beo il Focese, ispirato dalla corta Pallade, costruì un cavallo gravido di guerrieri, riuscì a introdurre dentro le mura il funesto carico. I sacri recinti sono vuoti, i sacrari degli dei grondano sangue. Priamo è morto, assassinato sui gradini dell'altare di Zeus, protettore della casa. Molto oro e bottino frigio vengono portati sulle navi degli Achei. I greci, venuti ad assalire questa città, attendono il vento propizio per rivedere, dopo 10 anni, le mogli e i figli. Io, sconfitto da Atena e da Era, le dee che si sono unite per annientare Troia, sto per allontanarmi da Ilion la gloriosa e dai suoi altari. Quando una città si trasforma in un triste deserto, languisce il culto degli dei e si estingue. Lo scamandro risuona per i gemiti delle prigioniere, spartite mediante sorteggio. Alcune sono toccate agli arcani, altre ai tessali, altre principi di Atene, figli di Teseo. Le troiane ancora senza un padrone stanno in queste tende. Tra di esse c'è anche Elena, la spartana, giustamente ritenuta una prigioniera. E qui, se qualcuno la vuole vedere, davanti a questa tenda giace e versa molte lacrime per molti lutti. Sua figlia, la povera Polissena, ha trovato occulta morte presso la tomba in onore di Achille. Priamo e la sua progenie sono scomparsi. E Cassandra, la vergine che Apollo ha consegnato al delirio, se la prende con violenza per amori dal covagamento, indisperegge alla religione e alla pietà. Addio, città un tempo felice. Addio, mura perfette. Se non ti avesse distrutta Pallade, figlia di Zeus, ti reggeresti ancora ben salda sulle tue fondamenta. Mi è concesso, deposta l'antica inimicizia, rivolgere la parola al più stretto parente di mio padre, a un grande Dio onorato dai celesti. Ti è concesso. Una conversazione in famiglia, gentile Atena, ha sempre un fascino sentimentale. Mi piace il tuo atteggiamento amichevole. Sono qui per esporti un progetto vantaggioso per te e per me. Vieni a riferirmi un verbo nuovo da parte di un dio, o magari di Zeus, o di qualche altro celeste? No, la questione riguarda il luogo dove ci troviamo, Troia. Ti chiedo di allearti con me, di unire il tuo potere al mio. Recedi dal tuo antico odio e provi pietà per Troia, ora che è ridotta in cenere. Ritorna al primo punto. Ti associa al mio progetto e prenderai parte alla sua esecuzione. Certamente, ma devo prima sapere di cosa si tratta. Sei qui per gli Achei o per i Frigi? Desidero offrire di che rallegrarsi ai miei vecchi nemici, i troiani, e rendere amaro il ritorno all'armata argiva. Sei rapida nei tuoi cambiamenti d'umore e odi e ami troppo intensamente a casaccio. Ma lo sai che hanno oltraggiato me e i miei templi? So che Aiace ha strappato con violenza Cassandra dall'altare. E gli Achei non lo hanno punito, non hanno detto neanche una parola. Eppure avevano distrutto Troia grazie al tuo aiuto. Appunto per questo voglio fargli del male insieme a te. Per conto mio,
sono pronta ad accontentarti. Come agirai? Intendo infliggerli un ritorno disastroso. Mentre sono ancora a terra o mentre navigano? Quando faranno vela verso casa, da Ilio, Zeus rovescerà su di loro torrenti di pioggia e grandine, cupe raffiche di vento, e mi metterà a disposizione, me lo ha promesso, il fuoco delle sue folgori per colpire gli Achei e incendiare le navi. E tu, da parte tua, prepara per loro un Egeo mugghiante di onde gigantesche e furioso di vortici. Devono imparare gli Achei a rispettare il futuro e i miei tempi, a onorare gli dèi. E così sarà. È un favore che non necessita lunghi discorsi. Sconvolgerò le acque dell'Egeo, le coste di Migono, le rocciose isole di Delo, Sciro, Lemno, il promontorio di Caffareo pulluleranno di cadaveri. Ma sali pure all'Olimpo per ricevere i fulmini di tuo padre e spia il momento in cui l'armata che abbia levato le ancore. Stolto il mortale che distrugge città, chi condanna alla desolazione i templi e le tombe, asilo dei morti, è destinato a perire malamente. Infelice, sollevati da terra, leva e drizza la testa. Troia non esiste più e tu non sei più regina. Rassegnati, la fortuna ha mutato il suo corso, naviga secondo la corrente e il destino. Non dirigere la prua delle navi contro i flutti. Asseconda il vento della sorte. Su che cosa non devo piangere? Misera. Ho perduto patria, figli e marito. Il destino degli avi è ormai ammaniato. Non era nulla. Tacere. No, non tacere. Piangere. E su che cosa? Le mie povere ossa, in che stato sono ridotta stesa sul letto di pietra? Testa, tempi e fianchi è tutto un dolore. Voglio oscillare sul dorso, accompagnando a questo moto lacrime e lamenti senza fine. Anche questa è musica, per chi soffre. Prue di navi, rapide sui remi puntarono contro la sacra Troia, attraverso porti greci sicuri, con un odioso pieno di flauti e con la voce sonora della zampogna. Inseguiva dell'odiosa moglie di Menelao, disonore per Castore e vergogna per l'Eurota. Lei è l'assassina del seminatore di 50 figli, Priamo, lei mi ha fatto arenare su questa spiaggia di desolazione. Su che trono mi siedo accanto alla tenda di Agamennone? Vengo trascinata via, come schiava. Voi,
vergini frigie destinate a tristi nozze. E voi, spose dei troiani armati di bronzo. Ilio ormai cenere. Piangiamo. Intonerò il mio canto come la rondine lancia sui piccoli rostri d'acuto. Ma il mio non sarà lo stesso canto con cui un tempo, regina, accanto a Priamo, celebravo gli dei guidando il coro alle ritmate cadenze di musica frugia. Equa, che cosa dice e che significano le tue parole? La paura penetra il cuore delle troiane che gemono là dentro, sono ridotte in schiavitù. Figlia, sulle navi che le mani già impugnano i remi. E la fine? Che intendono fare? Portarmi via dalla mia terra? Non lo so, ma prevedo il peggio. Sventurate troiane, quali mali vi aspettano? Gli Achei sono pronti a salpare. Vi prego. Trattenete Cassandra, la Merirante! Non voglio aggiungere dolore su dolore. Città, mia desolata città, più non esisti. Infelici troiani in vita o scomparsi che ti hanno perduta. Ahimè, ho lasciato la tenda di Agamennone per sapere qualcosa da te, mia regina. Gli Achei hanno già mandato un araldo e i marinai sono già pronti a far forza sui remi. Figlia, ero già alle prime luci con l'anima in preda al terrore. Gli Achei hanno deciso di uccidermi. A chi sarò destinata schiava? Quanta angoscia. In che terra di chi sarò schiava io? E adibiranno ad aprire le porte o allevare i bambini. Mentre a Troia godevo di onori sovrani. Tu ti duoli e gemi per la tua sconfitta. Per l'ultima volta vedo le case dei miei. Per l'ultima volta. E soffrirò altre più gravi miserie. Entrare nel letto di un greco. Maledetta quella notte il mio destino. O diventare una povera schiava portatrice di acqua dalla sacra fonte di Pireo. Magari mi toccasse la famosa e felice terra di Teseo. Ma non mi auguro di vedere le correnti dell'Europa. La borrita dimora di Elena. Lì, schiava, mi troverei davanti agli occhi di Menelao. Immagina la superba pianura del Peneo che si stende ai piedi dell'Olimpo. Opulenta, mi dicono, e rigogliosa di tutto. La regione dell'Etna e di Efesto, sita di rimpetto a Cartagine, madre dei Monti Sicili. Non è lontano per chi naviga nello Ionio il paese irrigato dal Crati. Il fiume più bello, le sue acque tingono di biondo acceso capelli e rendono prospera una terra che produce uomini di virtù. Guarda, sta arrivando un messo dell'esercito greco, portatore di novità. Si muove in fretta, è già qui. Che notizia ci porta? Cosa viene a dirci? Noi ormai siamo le schiave dei doi. Più volte venni a Troia in veste d'araldo degli Achei. Lo sai, mi conosci bene da tempo. Sono Taltibio. Mi presento ora per riferire un nuovo messaggio. È proprio ciò che temevo, mio padre troiano. Siete state tirate a sorte collettivamente. Ognuna di voi è destinata a un padrone diverso. E cosa ci preannunci? Tessaglia, Ftiade, è la terra di Cadmea, che città? Sono ben informato, donna, ma chiedimi una cosa per volta. Chi sei vista segnare? Dimmelo! Mia figlia, la povera Cassandra! Se l'è scelta e presa il principe Agamennone. Così dovrà fare da serva alla sua sposa spartana. No, condividerà il letto del sovrano come illegittima moglie. La vergine di Febo,
La fanciulla a cui il dio delle auree chiome ha promesso una vita ignara di nozze. L'amore per la fanciulla divina ha trafitto Agamennone. Getta via, figlia cara, le sacre chiavi. Dogli di santi paramenti e le infule che porti. Ma non è un grande onore per lei condividere talami regali? E cos'è successo alla mia ultima nata? Alla figlia che mi avete tolto, dov'è? Intendi dire Polissena? O parli di un'altra? Proprio Polissena. A chi l'ha giocata il sorteggio? È addetta alla tomba di Achille. Così hanno disposto. E cos'è successo alla moglie di Ettore? Valente guerriero. Alla povera Andromaca. Che fine ha fatto? Se l'è scelta e presa il figlio di Achille. E chi dovrò servire io? Sei stata estratta per Odisseo, signore di Itaca. Dio mio, la sorte mi consegna un essere immondo, subdolo e ignaro della giustizia. A un mostro senza legge. Troiane, piangete per me. Mi è toccato il destino più doloroso. Tu oramai conosci il tuo destino, signore. Ma il mio, in mano di chi è? Di un Acheo, di un greco. Muovetevi, schiave. Occorre portare qui al più presto Cassandra. Devo consegnarla al comandante. E poi condurre dagli altri capi le prigioniere destinate ad essi dalla sorte. Ma cos'è quel bagliore di fiaccole là in fondo? Cosa fanno le troiane? Incendiano le tende o si danno fuoco? Avete deciso di morire? Piuttosto che partire via da questa terra, ad Argo? No, non è un incendio. È mia figlia Cassandra, la re delirante. Si sta dirigendo verso di noi. Santi, abbiano pietà di noi tutti. Sì, sì, marinai, osservatela bene. La fiamma bianca illumina soltanto la via verso la balena bianca. Sebbene tu sia luce che prorompe dalla tenebra, io sono tenebra che prorompe dalla luce. Io brucio con te, forza del cielo, io ti adoro sfidandoti. Acab e Acab per sempre, tutto questo dramma è decretato e le prove io e te le abbiamo fatte 1 miliardo d'anni fa. Sciocco, io sono il luogotenente del fato, agisco i suoi ordini, bada tu di obbedire ai miei. Che cos'è mai questa cosa senza nome? Quale tiranno mi comanda? Perché contro tutti gli affetti io debba osare ciò che nel mio cuore vero non ho mai osato di osare? Sono io questo o chi? Dove vanno gli assassini, marinaio? Chi dovrà sentenziare quando il giudice stesso è trascinato alla barra? Ma è un vento dolce oggi, è un cielo dolcissimo. E l'aria odora come se spirasse da prati lontani. Vi sentite coraggiosi? Marinai coraggiosi? Con le torce, Imeneo, Imeneo signore, beato lo sposo, beata me, futura sposa nei talami regali,
Devi tu perire, se... Madre, ancora piangi. Jamie sul padre morto e sull'amata patria. E invece per le mie nozze io sollevo le vampe del fuoco che irraggia e rischiara per dare a te, Imeneo, e a te, Ecate, il fulgore prescritto per il letto delle vergini. Slancia il piede, guida il coro e vai, come nei giorni a mio padre più lieti. Santo il coro, guidalo tu, Febo. Io sono tua sacerdotessa in questo tempio circondato di allori. Danza col coro, madre, volteggia insieme a me, qua e là, e ancora qua e là, adegua il tuo passo al mio ritmo. Inneggiate, Imeneo, con canti e grida augurali per la sposa. Vergini frigie dagli splendidi pepli. Celebrate lo sposo destinato al mio talamo nuziale. Mai mi sarei immaginata, figlia, che le tue nozze avvenissero all'ombra delle spade e delle lance argiree. Ma dammi questa fiaccola. Non va bene per te. Menade in corsa furiosa. Le tue traversie non ti hanno restituito il senno. Rimani sempre la stessa. Troiane, spegnete la torcia e rispondete con pianto al suo Imeneo. Madre, cingimi il capo con la corona della vittoria. E rallegrati per le mie nozze regali. Scortami. E se non ti sembro risoluta, spingimi a forza. Se il Lossia esiste, l'illustre principe degli Achei, Agamennone, avrà in me una sposa peggiore di Elena. Perché io lo ucciderò. Io devasterò a mia volta la sua reggia, vendicando così i miei fratelli e mio padre. Tacerò i particolari. Non menzionerò la scure destinata a cadere sul collo mio e di altri. Le lotte matricide generate dai miei sponsali e la rovina della casa di Atreo. Lascia invece che ti dimostri come la nostra città sia più fortunata degli Achei. È vero, sono posseduta da un dio, ma uscirò dal mio delirio, almeno in questo caso. Gli Achei, per una sola donna, per una sola Cipride, si mettevano in caccia di Elena. Perirono a migliaia. I troiani, invece, conobbero gloria più alta, morire per la patria. Consideri doloroso il destino di Ettore, ma no, non lo è, ascoltami. Morì con fama di eroe e gliela procurò all'arrivo degli Achei. Se questi fossero rimasti in Grecia, il suo valore non sarebbe venuto alla luce. Chi ha senno deve rifuggire dalla guerra, ma se uno è costretto a farla, una morte gloriosa è corona non spregevole per la città, una morte da vile e un'ignominia. Perciò, madre, non piangere sui tuoi letti, sulla mia patria. Distruggerò con le mie nozze i nostri più odiati nemici. Se Apollo non ti avesse stravolto la mente, pagheresti a caro prezzo i tuoi malaguranti presagi sulla partenza dei miei capi. In realtà, i personaggi autorevoli, ritenuti saggi, non sono affatto superiori alle nullità. Il principe eccelso di tutti i greci, il figlio di Atreo, si è piegato all'amore per questa pazza. Se l'è scelta lui, io, che sono un poveraccio, non l'avrei mai, mai accolta nel mio letto. Ma dato che sei una pazza, Cassandra, le tue offese le affido al vento affinché le disperde. Su, seguimi alle navi, bella sposina del comandante. E tu, Ecuba, quando il figlio di Laerte chiederà di portarti via, obbedisci. Sarai al servizio di una donna onesta, come dicono i greci, venuti a Ilio. Ma che domestico straordinario! E li chiamano araldi, questi lacchei dei tiranni e della città, questa genia odiata dall'intero genere umano. Tu dici che mia madre entrerà nella reggia di Odisseo, e gli oracoli di Apollo dove li metti?
Un dio ha profetato attraverso di me che Ecuba morirà qui. Sorvolo sull'onta che l'aspetta. Povero Odisseo, non sai le traversie che lo attendono. Le calamità mie dei Frigili sembreranno oro. Ha passato qui 10 anni? Ne passerà altri 10, vagando per i mari, e approderà a Itaca, da solo. Ma perché perdo tempo contro questo Odisseo? Sbrigati, fa presto. Nell'Ade mi congiungerò al mio sposo. E tu, che ora sembri così in alto, verrai ignobilmente sepolto, di notte e non di giorno. Io sarò gettata, nudo cadavere, in un burrone dalle acque vorticose che mi consegneranno presso la tomba del mio sposo. Io, la sacerdotessa di Apollo! Oh, infule del dio a me più caro, stole mistiche, addio. Lascio per sempre le sacre feste di cui gioivo un tempo, mi strappo via dal mio corpo e la mia pelle ancora pura, e vi consegno i rapidi venti che vi porteranno da lui, dal Signore delle profezie. Dov'è la nave? Dove devo imbarcarmi? Sono più attenta di te a spiare che il vento gonfi le vele, perché ti porterai dietro una delle 3 erinni. Addio, madre. Non piangere. E voi, patria, fratelli scomparsi, padre che ci hai generato, fra poco mi accoglierete fra voi. Ma scenderò tra i morti con la corona della vittoria per aver distrutto la casa di quegli atridi che hanno abbattuto Troia! Non ha visto sventure. Ma che un dio distrugge la casa, nessuna disgrazia tralascia di cadere sull'intera stirpe. Colpe tremende, sacciute condanne, smuovono tra i neri flussi il destino dell'uomo. Un turbine di sabbia insanguinata pesa sulla stirpe di Laio, fa deserto di felicità e gloria. Né una generazione riscatta l'altra, ma le sconvolge un dio e non dà scampo.
è soffocato e non c'è la più speranze. Un urlo volto al cielo scuote ora la terra, e gela il sangue, e altro dolore chiama, e altro pene, e altro affanno, e demenza di parole dei rinni della mente. Nel tempo futuro, come in quello passato, avrà forza questa legge. Nessun eccesso viene mortali senza sventura. Ma è meglio sapere o non sapere. Zeus, figlio di Crono, ascolta e lamenti di questa città in ginocchio. Dimentica la sfida, ridona il senno a chi l'ha perso. Perché ritenere bene ciò che è male conduce sempre alla rovina. Dimmi Tiresia. Ma è meglio sapere o non sapere e non poter più credere. Sapere poi dovere portare fino in fondo il compito. Dimmi Tiresia. Voi che custodite la vecchia Eco, non vi siete accorti che la padrona è crollata a terra senza neanche un grido? Non la tirate su, vigliacche! Lasciate lì una povera vecchia, rimettetela in piedi. Lasciatemi stare dove sono, amiche. Non fa piacere ciò che non si desidera. Giaccio qui, prostrata dai mali che ho patito, che patisco e che patirò. Voi, celesti, invoco gli alti poco simpatici. Ero regina, mi accasai con stirpe di re, ebbi dei figli straordinari, tanti, ma soprattutto i migliori tra i frigi. Nessuna donna greca o barbara potrebbe vantarsi di figli come i miei. Ma li vidi cadere sotto le lance dei greci. Piansi la morte di Priamo e non per averne sentito parlare. Lo sgozzarono sull'altare domestico, proprio davanti ai miei occhi. Avevo allevato per degne nozze le mie figlie e mi furono stappate via dalle mani. Li rivedranno. E io le rivedrò. E in ultimo, coronamento supremo dei miei desolati mali, nella mia tarda età, mi porteranno in Grecia come schiava. Mi adibiranno ad aprire le porte con un bel mazzo di chiavi o a allevare bambini. Il mio corpo non avrà che logori stracci, squallore, per chi viveva nel Fausto. Per una donna, una sola donna, quanta pena ho patito e patirò. Cassandra, figlia, tu misticamente unita agli dei in mezzo ai quali hai perso la tua purezza. E tu, Polissena, dove sei? Avevo tanti figli e nessuno di loro maschio o femmina. E qui ad aiutarmi nel mio calvario. Perché volete mettermi ancora in piedi? Ci sono ancora delle speranze. In Troia camminavo altamente un tempo. Ora i miei passi sono da schiava. Conducetemi dove io trovi un giaciglio di paglia e una pietra come cuscino. E ci getterò sopra. Per morire. Questo mezzogiorno dove troverai con il pane e il sole la tavola in bandiera.
ti chiedo un inno diverso, periglio. Non te fuga, gonfia di lacrime. Ora intonerò infatti una lamentazione sui. Dirò del carro a quattro ruote, per il quale divenni preda degli argini. Essi lasciarono un cavallo dalle briglie dorate, davanti alle porte. Riempiva il cielo con il suo fragore. Scondeva uomini in armi. Il popolo troiano gridò dall'alto della rocca. Sono finiti per noi i giorni dell'angoscia. Forza, trasportate qui il santo simulacro. Offriamola alla Vergine d'Ilio, figlia di Zeus. Giovani, vecchi, vennero dalle case. Con voci di giubilo accorsero in troia alla mascherata rovina. Si spinse tutta la gente frigia verso le porte della città per vedere la levigata insidia argina, fatta di legno divino. Una macchina di morte per i Dardani. Un dono alla Vergine dei cavalli immortali. Con funi ritorti di vino la trascinarono come un nero scafo, sino alla marmorea dimora di Pallade, al sagrato, che sarà rosso di sangue troiano. Poi l'ombra della notte si stese sulla fatica e la gioia. Riecheggiavano il flauto lirico e melodie frigie. Le Vergini, slanciandosi in danze lievi, intonavano canti d'allegrezza. Nelle case, la luce dilagante estinse nel sonno il cupo splendore del fuoco domestico. Io allora celebravo nei templi con i miei cari la Vergine dei Monti, figlia di Zeus. Un grido cruento attraversò la città, riempì le rocche di pelle. Teneri bambini protesero le braccia atterriti verso i membri delle loro madri. Ares balzò fuori dalla macchina d'inganno. Pallade compiva la sua opera. Il massacro intorno agli altari, le teste recise nei letti, donarono all'Ellade corona di giovani donne destinate a far figli a Troia. Orrendo dolore. Ecuba, vedi laggiù Andromaca, sta arrivando su un carro nemico. Si stringe al seno il suo astianate, l'argolo di Ettore. Dove ti portano sopra quel carro, povera creatura? Accanto alle splendide armi di Ettore e alle spoglie strappate ai frigi. Con essa, il figlio d'Achille ornerà i templi di Stia. Madre dell'uomo che un tempo seminava morte tra le mille dei greci. Troia brucia. Ecco, ecco cosa fanno gli dèi. Levano in alto come torri chi era nulla e annientano chi si credeva potente. Mi portano via, come preda, insieme a mio figlio. E i nobili diventano schiavi, patiscono i rovesci della sorte. Che cosa tremenda il destino. Poco fa mi hanno strappato via Cassandra. Purtroppo non è ancora finita. Tua figlia Polissena ne è morta. L'hanno sgozzata sulla tomba di Achille. Offerta un corpo senza più vita. L'ho vista. Sono scesa dal carro per ricoprirla con un peplo. Ho pianto sul suo cadavere. Figlia mia, per la verità vivere o morire non sono paragonabili. Da una parte c'è ancora la speranza, dall'altra non c'è più nulla. Madre, tu che hai partorito, ascolta il mio prezioso ragionamento, sarà un balsamo per il tuo cuore. Io penso che non esistere equivalga a morire, e
e che morire è preferibile a vivere penosamente. Non si soffre se non si è coscienti delle proprie sventure. È pulissima, è come se non avesse mai visto la luce. È morta e ignora le fessure. Io avevo mirato ad una grande fama e l'avevo più che ottenuta, ma la sorte mi ha tradito. Tutte le virtù femminili le praticavo con Ettore. Non uscivo mai di casa, avevo represso quel desiderio. E inoltre non ammettevo nelle mie stanze quei consumati pettegolezzi femminili. Tenevo a freno la lingua e mostravo al mio sposo un viso sereno. Ma la notizia di queste mie virtù è giunta al campo Acheo e mi ha rovinato. Sarò schiava in una reggia di assassini. E se rimuovo da me il pensiero del mio caro Ettore per aprire il mio cuore al marito attuale, apparirò vile al morto. Ma se manifesto avversione nei confronti del nuovo consorte, mi attirerò l'odio dei padroni. Dicono che una sola notte basti per una donna ad eliminare l'avversione nei confronti del letto di un uomo. Ma per me è disgustosa una donna che a causa di nuovi letti si sbarazza del marito precedente e ne ama un altro. Ma neppure la cavalla, se viene separata dal suo compagno, si rassegna tanto facilmente al gioco. Eppure una bestia. In te, Ettore, avevo trovato lo sposo ideale. Spiccavi per intelligenza, stirpe, virtù. Mi hai presa, vergine, dalla casa di mio padre. E per primo mi hai conosciuto nel talamo nuziale, e ora sei morto! Mentre io vengo trascinata in Grecia, prigioniera, destinata alla schiavitù! Cos'è, Ecuba, la morte di Polissena in confronto ai miei mali? A me non resta neppure la speranza. Figlia cara, smettila di pensare a Ettore. Le tue lacrime non lo riporteranno in vita. Onora invece il tuo attuale signore, offrigli l'esca della tua dolcezza. Se agisci così, renderesti un gran servizio a Troia, allevando il figlio di mio figlio. La città potrebbe risorgere. Ma vedo un fedele ministro degli Achei. Chi è? E che notizie ci porta? Non odiarmi, consorte di Ettore, il più valoroso un tempo dei troiani. Vengo a riferirti controvoglia le ultime decisioni dei greci. Che cosa c'è? La tua è una premessa minacciosa. Questo fanciullo hanno deciso. Ma come faccio a dirtelo? Avrà un padrone diverso dal mio. No, nessun Acheo sarà mai il suo padrone. Lo lasceranno qui, come una sorta di relitto. Non trovo le parole per informarti sul pezzo. Mi piace la tua delicatezza, ma non sai cattive notizie. Uccideranno tuo figlio. No! Ecco, adesso sai. Nell'assemblea dei Greci ha vinto la proposta di Odisseo di non allevare il figlio di un eroe e di gettarne il cadavere giù dalle mura di Troia. Accetta le cose come stanno e dimostrerai saggezza. Non ti avvinghiare al bambino. Sopporta con nobiltà la sventura. Se taci e accetti, senza ribellarti la tua sorte, il cadavere di tuo figlio non rimarrebbe insepolto. E i greci li troveresti meglio disposti verso di te. Ti onorano per aver eliminato direttamente dai tuoi nemici, lasciando tua madre nella desolazione. Ti ha condannato la nobiltà di tuo padre, che ha causato salvezza per gli altri, ma non può oggi la nobiltà di tuo padre soccorrere te. Ero entrata nella casa di Ettore per mettere al mondo un figlio mio,
non come vittima dei Danai, ma come futuro sovrano della fertile Asia. Tu piangi, bambino mio. Hai dei tristi presentimenti. Perché ti pinghi a me? Perché ti stringi le mie vesti? Perché ti getti sotto le mie ali come un uccellino? La famiglia di tuo padre, la forza dei Frigi, non esistono più. Oh, creatura così tenera da stringere, così cara a tua madre. Oh, dolce alito della tua pelle, invano t'ho nutrito quando eri in fascia. Invano ho patito per te dolori e fatiche. Baciami adesso, per l'ultima volta. Voi, greci, avete inventato crudeltà barbariche. Perché uccidete questo povero bambino innocente? E tu, Elena, figlia di Tindaro, tu non sei nata da Zeus. Per me tu hai avuto molti padri, l'odio, la vendetta, l'assassinio, la morte e tutti gli altri mostri che la terra nutre. E sono certa, Zeus non può aver generato un demone così funesto per molti barbari e per molti greci. Ti auguro di crepare! Che cosa stai aspettando? Prendilo, gettalo dalle mura, spartiti le sue carni se avete deciso così. Perché le idee ci annientano. E noi non possiamo impedire la morte di questo bambino. E voi, prendete il mio corpo, gettatelo su di una nave. Sto andando a un matrimonio bellissimo. Dopo aver perso il mio bambino. Ragazzo, staccati dall'abbraccio della tua mamma. Avviati. Ma ordini di questo genere dovrebbe darli chi non conosce pietà e ama l'impudenza più di quanto mi permettano i miei sentimenti. Thank you.
giornata meravigliosa. Oggi metterò le mani su mia moglie, Elena, una donna per cui ho patito molto. Io, Menelao, ma anche l'esercito Acheo. Credono che sia venuto a Troia per una donna. Non è vero, sono venuto per un uomo, un ospite subdolo che si è trafugato mia moglie, da casa mia. Grazie a Dio lui ha pagato per la sua colpa e anche Troia ha pagato. L'abbiamo rasa al suolo, noi, i greci! Sono qui per riprendermi la spartana. Non pronuncio volentieri il nome della mia sposa di un tempo. Si trova qui, in queste tende, con le altre prigioniere troiane. I commilitoni che si sono fieramente battuti per riprenderla me l'hanno riconsegnata. Posso ucciderla, se voglio, o se non voglio, posso riportarmela in terra argiva. Ho deciso di non preoccuparmi qui, a Troia, del destino di Elena, ma di ricondurla in Grecia, sulla mia nave che conosce i mari. In Grecia la riconsegnerò per l'esecuzione, a vendetta di quanti hanno perso la vita a Ilio. Zeus, tu che reggi la terra e nella terra hai sede, chiunque tu sia comprenderti è difficile, ma io a te, necessità della natura e intelligenza dei mortali, rivolgo la mia preghiera, perché tu guidi lungo le strade silenziose, conformi a giustizia le umane vicende. E che cos'è questo? Che strana preghiera ti inventi? Menelao, per me fai bene a uccidere tua moglie, ma evita di posare gli occhi su di lei, potrebbe riaccendere i tuoi desideri, perché lei attira gli sguardi agli uomini e poi distrugge città e incendia case. E il potere del suo fascino lo conosciamo io, tu e tutte le sue altre vittime. Menelao, i tuoi servi mi trascinano brutalmente fuori dalle tende. Lo so che mi odi, ma permetti almeno una domanda. Sulla mia vita, cosa hanno deciso i greci? E tu? Non si è discusso il tuo caso. L'esercito unanime ti ha consegnato a me il marito offeso perché io ti uccida. Mi sarà consentito replicare che se muoio, muoio ingiustamente. Non sono qui per intavolare dei discorsi. Ah no, ascoltala. Dagli questa soddisfazione prima che muoia, perché tu ignori il male che ha fatto a Troia. Qualunque cosa io dica, ti sembri buona, cattiva, probabilmente non mi risponderesti, visto che mi consideri una nemica. Ma io le tue accuse le prevedo e intendo confutarle una per una. L'origine prima di tutti i guai è stata lei, mettendo al mondo Paride. Ma il secondo responsabile della rovina di Ilio è mia, è il vecchio Priamo. Doveva uccidere appena nato il futuro Paride, così come era stato predetto. Ed ora sta a sentire cosa è successo dopo. Paride si trovò a far da arbitro in mezzo a tre dee. Pallade gli garantì la conquista dell'Ellade. Era gli promise la sovranità sull'Asia e i confini dell'Europa. Cipride, magnificando la mia veemenza, gli assicurò le mie grazie. Attento ora alle conseguenze di tutto questo. Cipride uscì vittoriosa dal confronto con Pallade ed Era, e le mie nozze furono molto utili alla Grecia. Non vivete sotto il dominio dei barbari. Non vi hanno sottomesso in battaglia o comunque a giocata ad una tirannia. Ma la fortuna dell'Ellade è stata per me un disastro. Allora venni venduta per la mia formosità. Adesso sono oltraggiata da chi dovrebbe cingermi la fronte con una corona. Mi dirai come mai me ne sono andata di soppiatto dalla reggia. Ma il maledetto che mi ha rovinato, Paride, è arrivato scortato da una dea potente. E tu, miserabile, gli permettesti di stare tranquillamente in casa tua e salpasti per Creta. Allora, come mai io, sana di mente, ho tradito la mia patria e le mie case per seguire uno straniero? Punisci la dea. Sii più forte di Zeus, che comanda su tutti gli altri celesti, ma è schiavo di Afrodite. Perdona invece me. La mia condanna a morte sarebbe ingiusta, marito mio, perché invece di essere considerata un premio per la vittoria, sono ridotta ad una misera schiava! Me ne lavo in corona l'Ellade uccidendola!
È un atto degno di te. La donna che tradisce il marito deve morire. Sei arrivata alla mia stessa conclusione. Lei si è trasferita spontaneamente dalle mie case in letti stranieri. Ha tirato in ballo Cipride per pura vanagloria. Va, ti aspetta la lapidazione. Con una rapida fine pagherai le lunghe sofferenze patite dagli Achei. Così imparerai a non infangare il nome di tuo marito. Non imputare a me un male d'origine celeste. Non mi uccidere, perdonami. Non tradire i tuoi alleati che lei ha assassinato. Ti prego per loro e per i loro figli. Falla finita, vecchia! Cosa vuoi che mi importi di lei? Però ordina ai servi di portarla a bordo della nave che la ricondurrà ad Argo. Basta che non sia la stessa nave dove ti imbarchi tu. E perché? È cresciuta di peso? Uno che ha una donna nel cuore non smette mai di amarla. Beh, dipende dai sentimenti dell'essere amato. Comunque ti accontenterò. Non salirà sulla mia stessa nave. Ma una volta ad Argo, per la sua malvagità deve morire di mala morte. Così indurrà tutte le donne a essere virtuose. Certo, non è tanto facile. Ma la sua brutta fine soffocherà nel terrore gli istinti impudichi delle donne, anche di quelle peggiori di lei. Stricchiamo i corpi il vostro mare per camminarci sopra. Non potete contarci, se contati aumentiamo, figli dell'orizzonte che ci rovescia a sacco. Nessuna polizia può farci prepotenza di quanto già siamo stati offesi. Faremo i servi fini che non fate le nostre vite, i vostri libri di avventura. Portiamo Mero e Dante, il cieco e il pellegrino, l'odore che perdeste, l'uguaglianza che avete sottomesso. Qualunque distanza arriveremo a milioni di passi. Noi siamo in piedi e dirigiamo il peso. Spariamo neve e pettiniamo prati. Battiamo tappeti, raccogliamo il pomodoro e l'insulto. Noi siamo i piedi e conosciamo il suono passo a passo. Noi siamo il rosso e il nero della terra, un oltremare di sandali sfondati. Il polline, la polvere nel vento di stasera. Uno di noi a nome di tutti ha detto: non vi sbarazzerete di me. Va bene, muoio, ma in tre giorni resuscito e ritorno.
abbraccio al Mediterraneo, migratori di Africa e di Oriente affondano nel cavo delle onde. Il pacco dei semi portati da casa si sparge tra le alghe e i capelli. La terraferma Italia è terra chiusa. Li lasciamo annegare per negare. Che il cervello. Perché vi siete macchiati di un delitto tanto mostruoso? Per paura di un bambino. Temevate che avrebbe resuscitato Troia dalle ceneri. Quando Ettore e innumerevoli altri troiani lottavano con successo, noi perivamo. E adesso che la città è caduta e i frigi sono annientati, avete paura di un bambino. Fossi caduto, dopo aver goduto delle gioie delle nozze, della giovinezza e della sovranità che rende pari agli dèi, tu saresti stato felice. Se c'è felicità in queste cose. Le tue mani, così dolcemente simili a quelle di Ettore, adesso sono qui, inerti e infrante. La tua bocca, dalla quale uscivano grandi promesse. Mi mentivi, dicendomi, madre, condurrò uno stolo di amici miei alla tua tomba per darti un caro saluto. Ma tu non hai sepolto me. Sono io, che non ho né padre né figlia a seppellire uno più giovane. Le mie carezze, le mie cure per allevarti è tutto svanito. Cosa potrebbe scrivere un poeta sulla tua tomba? Qui giace un bambino ucciso giorno dagli Achei. Per paura. Che vergognoso epitaffio per l'Elade. Ma se non hai ricevuto altra eredità da tuo padre, tieni almeno il suo scudo di bronzo. Sarà la tua bara. Tu, che proteggevi il braccio dal bel gomito di Ettore, hai perso il tuo valoroso custode. È pazzo. L'uomo che si rallegra che gli andrà sempre tutto bene.
La fortuna è un essere capriccioso e nessuno ne gode di favore in eterno. Eccole, le vedo. Sono le navi degli Achei. Abbiamoci verso il nostro destino da schiave. Kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. 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 Che non sei nei cieli e abbracci i confini dell'isola e del mondo. Sia benedetto il tuo sale, sia benedetto il tuo fondale. Accogli le gemite imbarcazioni senza una strada sopra le tue onde, i pescatori usciti nella notte, le loro reti tra le tue creature, che ritornano al mattino con la pesca dei naufraghi salvati. Mare nostro, che non sei nei cieli, all'alba hai il colore del frumento e al tramonto dell'uva di vendemmia. Ti abbiamo seminato di annegati più di qualunque età delle tempeste. Mare nostro, che non sei nei cieli. Tu sei più giusto della terraferma, pure quando sollevi le onde a muraglia e poi le abbassi a tappeto. Custodisci queste vite, visite cadute come foglie sul viale.
fai da autunno per loro. Da carezza, da abbraccio, da bacio in fronte, da madre e da padre, prima di partire. Piangete, per assienate, disperate, vi urlate. Gli Achei hanno deciso. Voi non potete fare nulla per evitare la morte di un bambino. A causa di una guerra inutile, non sua. State soffrendo quasi quanto me. Ma cosa potevo fare io? Cosa posso fare io? Le mie acque sono stanche di guerre inutili, disumane. Di cadaveri innocenti. Non potete immaginare quanto grande è stato il mio dolore quando ho visto il piccolo Aidan inghiottito nel mio abisso. Ho strappato quel corpo gracile, puro, alla sua famiglia. L'ho strappato a suo padre, che cercava di proteggerlo, di non abbandonarlo. Me ne ricordo le loro urla di aiuto, me ne ricordo! Me li ricordo i loro sguardi persi nel vuoto. Mi ricordo ogni singolo istante di quel momento, quando l'umanità ha perso. Così l'ho accolto dolcemente tra le mie braccia, accarezzandolo con le mie onde, sussurrandogli parole di conforto. L'ho preso con me, credendomi un'assassina, quando era solo colpa degli uomini, quando erano gli uomini a non meritare la sua purezza. Così lo cullavo dolcemente tra le mie onde per farlo addormentare. E lo coprivo con le mie acque per non farlo stare al freddo. L'ho amato come una madre ama il proprio bambino. L'ho amato quando mi guardava terrorizzato, cercando di afferrarsi alle mani del padre. L'ho amato quando piangeva e mi odiava, lottando con il suo esile corpicino, cercando di prendere aria. L'ho amato quando cercava di chiedere aiuto al suo Dio. L'ho amato
quando l'ho fatto sprofondare, quando stanco si è abbandonato a me. Ma non c'era sua madre, né suo padre, né il suo Dio. C'ero solo io ad abbracciarlo. Poi le mie onde l'hanno dondolato sino alla riva e ve l'ho consegnato perché mostrasse la vostra malvagità. E voi l'avete trovato così, mentre continuava ad accarezzargli i suoi capelli neri, la sua maglietta rossa. E voi, uomini, avete dato la colpa a me, alle mie onde impetuose, quando siete voi, carnefici, gli assassini, i colpevoli. Addio, piccolo bimbo siriano. Ti ho tanto amato e ti amerò. Addio. E voi, Achei, volete la morte, l'infelicità. La troverete. Piccola Astianarte, la storia non si dimentica, si ripete. E ora che il tuo corpo è qui, inerte, salutami il piccolo Aina. Sarai felice, Astianarte caro, te lo giuro, sarai felice. Ma non oggi. Oggi il mondo è troppo crudele per anime pure come le vostre. Siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura, com'è profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro. Dio, o chi per lui sta cercando di dividerci. Di farci del male. Di farci annegare, com'è profondo il mare. Poi l'urlo diventò un tamburo. E il povero, come un lampo nel cielo sicuro, cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Com'è profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso. Fu scaraventato in un fosso, una storia di catene bastonate. Com'è profondo il mare. Com'è profondo il mare. Frattanto i pesci, dei quali discendiamo tutti, assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo, che allora indubbiamente doveva sembrare cattivo. E cominciarono a pensare nel loro grande mare, com'è profondo il mare. Nel loro grande mare, com'è profondo il mare. È chiaro che il pensiero dà fastidio. Anche se chi pensa è muto come un pesce, e come pesce è difficile da bloccare perché lo protegge il mare.
com'è profondo il mare. Chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche. Il pensiero è come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Così stanno bruciando il mare. Così stanno uccidendo il mare. Così stanno umiliando il mare. Così stanno piegando il mare. Com'è profondo il mare. Marchitelli e la nostra carissima leggista Rosaria Ricciuto. Grazie ragazzi, ancora siete stati meravigliosi, straordinari, veramente ancora complimenti.
solo lei, questo vulcano, questa forza travolgente che ci ha veramente oggi affascinato. Rosaria Di Tito. Grazie. Grazie, dovrò improvvisare perché l'emozione è fortissima, fortissima. Bravi, bravi miei allievi, tutti quanti, grazie ad una donna straordinaria, una mia compagna di viaggio ormai, la professoressa Benedetta Macchitelli, che è stata una vera e propria fonte anche di ispirazione e di energia per me e per i ragazzi. Vieni, vieni qua davanti, non mi lasciare da sola. E vedo anche le mie amiche Gina Pennetta, Paola Toma. Scusate. È troppo grande questa donna, è piccolina ma è immensa, brava Rosaria! Grazie, grazie. Loro sono delle donne, delle ragazze che fanno parte del mio gruppo a Lecce. Voglio infatti salutare Aurora, Elena, tutte quante, insomma, grazie di essere qui. Vengono da lontano, vengono da Carmiano, Lecce, Salice, insomma. Per voi anche. Grazie, un immenso grazie alla dirigente scolastica, professoressa Gabriella Margiotta, che mi ha dato fiducia da un bel po' di tempo a questa parte. Io qui mi sento a casa, lo dico ogni anno, l'ho detto l'anno scorso, mi sento un po' come in famiglia. Molti di loro li ho, tra virgolette, cresciuti, quindi un po' me li sento figli miei. E quest'anno alcuni di loro andranno via e quindi si porteranno via anche un pezzo del mio cuore, se vogliamo. Chi rimarrà, magari, chi lo sa, l'anno prossimo ci rivedremo. Quindi ragazzi, grazie, è stato un lavoro davvero avvincente, voi siete stati bravissimi anche a seguirmi, perché non è facile neppure seguirmi. E grazie Don Luca. Grazie per le parole che hai speso per noi e a questo pubblico meraviglioso, a questo atrio che ci abbraccia, che ci abbraccia. Grazie, grazie. Grazie ancora a voi tutti, buona serata. Grazie. Brucia troia, come io brucio per te.